questo momento è solo, pensi solo a quella. Ma assolutamente sì, sarebbe assurdo una qualsiasi cosa contraria. Io comunque vadano le cose qua a Padova, che sia domani, che sia fra 10 anni o fra 20, rimarrà la società che mi ha dato la possibilità di fare questo lavoro, dove ho conosciuto persone che mi hanno dato la possibilità di fare questo lavoro, dove sto in un ambiente che mi fa star bene. Non vedo il motivo per trovare una cosa che non va. Poi nel calcio non posso sempre vincerle tutte, questo è sicuro, le perderò, però l'atteggiamento mio è lo stesso, ecco, non trovo corretto fare una valutazione diversa da quella che è la realtà. Non ho mai detto che voglio andare alla Juve, al Milan o all'Inter, sono cose che sono distanti da me in questo momento. Ne ho già a sufficienza a pensare a quello che dobbiamo fare venerdì a Verona. Ecco appunto Verona, cominciamo a parlarne. Cosa dobbiamo fare venerdì a Verona? Ma incontriamo una squadra che dall'anno scorso ha cambiato pochissimo, e se quello che ha cambiato l'ha cambiato in meglio. È un gruppo che si conosce bene, ha un allenatore secondo me bravo, uno dei più esperti della B. La piazza è importante, le attese anche da loro non sono come, insomma, proporzionate alle nostre per ovvi motivi, perché sono neopromossa, ma sono grandi anche da loro. Andiamo a incontrare una squadra che in casa farà almeno 20.000 spettatori, quindi... Più o meno siamo sulle stesse caratteristiche dell'esordio, secondo te, come clima con la Sampdoria? Come clima contrario, perché... Sì, potrebbe essere simile. Tra virgolette sono contento che nelle prime giornate ci sia capitato, per una squadra tanto nuova come la nostra, siano capitate tutte partite impegnative, perché ci costringono a stare sul pezzo dal punto di vista mentale, perché il fatto di ottenere risultati in serie inconsciamente può anche far adagiare qualcuno, e non ci deve assolutamente succedere, ma non ho preoccupazione che questo accada. Però comunque sia, sono tutte partite che stimolano i giocatori, insomma, credo che per qualsiasi di loro giochi venerdì, misurarsi al Bentegodi davanti a 20.000 spettatori sia già una buona cartolina, insomma. Poi il fatto di essere primi, sia pure adesso vediamo cosa farà il Torino stasera, via dicendo, da un certo punto di vista psicologicamente chiaramente fa crescere l'autostima, dà entusiasmo, però anche probabilmente aumenta anche il peso delle responsabilità. Tu hai dei giocatori che da questo punto di vista sono rodati alla grande. Quanto importante è che il loro esempio possa servire anche da traino nei confronti dei giovani? Cioè, l'abilità dell'allenatore, in questo caso è del gruppo, dei più anziani, in che cosa serve, che cosa consiste? Ma ne ho 4-5 vecchiotti, tra virgolette, che sono abituati a piazze calde, sono abituati a piazze di alto livello. Hanno acquisito negli anni, perché sono stati giovani anche loro, una mentalità diversa da quella che può avere un ragazzo di 19 anni come Bramé. È tutto normale, e loro sono di fondamentale aiuto per tutto il gruppo, per l'allenatore stesso, perché una cosa detta in campo da un proprio compagno e detta dall'allenatore ha una valenza diversa. Ha valore sicuramente quello che dico io, ha più valore ancora quello che viene detto da un proprio compagno durante la partita, soprattutto se è fatto come succede a noi, in modo estremamente positivo, perché sbagliare sbagliamo tutti, non è quello il problema, però vedo in campo sempre aggregazione, ecco, voglia di darsi una mano. Quando c'è questa caratteristica qua, si supera qualsiasi difficoltà.